della prima guerra mondiale, Colombo Giuseppe, presente. Goretti Giulio, presente. Ingarnizi Carlo, presente. Ingarnizi Francesco, presente. Ingarnizi Giuseppe, presente. Ingarnizi Pietro, presente. Locatelli Alfredo, presente. Locatelli Francesco, presente. Locatelli Giacomo, presente. Locatelli Giuseppe, presente. Locatelli Lorenzo, presente. Locatelli Pietro, presente. Riva Giacomo Angelo, presente. Balsecchi Giovanni, presente. I caduti del conflitto 40-45, Goretti Antonio, presente. Goretti Filippo, presente. Ingarnizi Ambrogio, presente. Ingarnizi Carlo, presente. Ingarnizi Costantino, presente. Ingarnizi Deo, presente. Ingarnizi Guido, presente. Ingarnizi Gianfranco, presente. Locatelli Angelo Pietro, presente. Locatelli Giuseppe, presente. Locatelli Severo, presente. Lombardini Gianfranco, presente. Merlo Antonio, presente. Devo dirvi due parole, ma temo o penso anche che forse ve le ho già dette l'anno scorso. Se le avete già sentite, ascoltate la seconda volta. Magari c'è più gente che oggi per la prima volta, l'anno scorso non c'era, quindi comunque penso che siano buone lo stesso, anche se vengono dette la seconda volta. E cioè è la storia, un fatto che è negli scritti di San Giovanni Bosco, a cui è dedicato il nostro oratorio di Ribellario. E lui ricorda che quando era bambino la mamma lo chiamava Giovannino, quindi un bambinetto come tutti gli altri, come quelli che sono qui adesso, con le loro vivacità, però era un bravo bambino, poi è diventato prete, è diventato santo, eccetera, che lo conosciamo. Ma ha confidato che lì sulla porta di casa, quando usciva, vicino alla porta c'era un bastone pronto ad essere usato dalla mamma, che era pronta a dare qualche bastonata. Giovannino ha confidato che non l'ha mai usato, però era lì, la mamma Margherita è una santa anche lei, Santa Margherita Ottiena. Però il bastone non l'ha mai tolto dalla porta. Il bastone è un'arma, diversa dal cannone, diversa dalle bombe, ma anche il bastone è un'arma. Ecco, due santi, mamma e figlio, in mezzo c'è lì quel bastone lì, che non ha mai usato, però non l'ha mai tolto per dire no, mio bambino è bravo, non farà mai certe cose, quindi no, lo butta via. Poi una mamma che bastona un figlio, immaginarsi. E invece l'ha lasciato lì, anzi, mi viene in mente che una volta a Giovannino ne ha fatta una roba da bambino innocente, cioè avrà rotto qualcosa in casa o forse qualcosa con gli animali, con il gatto, qualcosa del genere, che la mamma non c'era, e Giovannino ha preso lui il bastone e quando la mamma è tornata dai campi glielo stava dando in mano, e la mamma ha detto no. Quindi va bene così, ti sei reso conto che hai fatto qualcosa di brutto, l'importante è non farla più. Allora, se dalle armi come un bastone nella casa di Giovannino passiamo alle armi, e qui per esempio ci sono delle persone armate, no? I carabinieri avete l'arma, no? Però siamo tutti al sicuro che non la usano, vedete? È un'immagine del paradiso, un'immagine di come dovrebbe essere il mondo futuro. Abbiamo pure le armi, ma basta metterle in tasca e non usarle mai, e stiamo tutti sicuri. Purtroppo questo non succede. Purtroppo questo non succede. Il male domina, e noi abbiamo pregato prima, vogliamo pregare anche adesso, dire Signore, dacci un mondo di pace.
se le armi dobbiamo tenerle, che siano un po' come il bastone di San Giovanni Bosco, lì è la porta che nessuno usa, lo teniamo lì, lo vediamo, sono dei qualcosa che ci rammenta qualche altra cosa, ma ci comportiamo bene. E prima di benedire questo posto voglio dirvi che anche questo è un posto come la chiesa, tanta gente passa di qua e magari tanta gente non viene in chiesa, anche chi viene in chiesa a celebrare l'Eucaristia è la minoranza di tutta la popolazione di Ballano. Però quanti vengono a scuola qui, quanti bambini, quante per mamme o papà o nonni vengono a prendere i bambini, quanti passanti da questa strada. Ecco, benedire un posto vuol dire che se uno passa via e vede dei nomi scritti e li pensa e dice, oh poveretti, erano tutti giovani, giovani uomini, avevano davanti un futuro, avrebbero formato la loro famiglia, magari ce l'avevano già, hanno lasciato a casa la moglie vedova, i figli orfani. Cioè, se uno passa via di qua e fa questi pensieri, ecco, fa dei pensieri santi. Pensieri santi vuol dire che li confermano nella via del bene, anche se magari la domenica non viene in chiesa, però il fatto stesso di passare di qua e vedere questi nomi e avere un pensiero di compassione o di riconoscenza per loro, questi sono pensieri santi che ci aiutano a vivere. E allora adesso facciamo la benedizione di questo luogo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, umilmente ti preghiamo e fondi la tua benedizione su questo luogo, perché tutti coloro che passeranno di qui nel compimento della tua volontà e nel rispetto dei tuoi comandamenti, avendo pensieri di pace, vi trovino aiuto, conforto e salvezza per l'anima e per il corpo, per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Care concittadine, cari concittadini, autorità civili, religiose, rappresentanti delle associazioni, celebriamo oggi il giorno dell'unità nazionale e rendiamo onore alle forze armate che con la loro dedizione e il loro contributo hanno consentito all'Italia di divenire uno Stato unito, libero, democratico. Il 4 novembre del 1918 entrò in vigore l'armistizio di Villa Giusti, che pose fine alla Grande Guerra, un conflitto mondiale che generò dolore e immensa sofferenza. Si sanciva dunque la pace tra l'impero austro-ungarico e l'Italia. A distanza di oltre 100 anni e un secondo conflitto mondiale, in Ucraina, nel cuore dell'Europa, ancora si combatte e si muore. Non vogliamo e non possiamo abituarci alla guerra. La pace è un valore da coltivare, da preservare, oggi più che mai. I bambini della nostra scuola primaria Fantasia di Ballabio, che saluto e sono presenti oggi, si sono preparati in questa giornata studiando i colori della nostra bandiera e le melodie dell'inno nazionale. L'inno di Mameli è un inno stupendo, il cui testo è una poesia risorgimentale che tutti gli italiani dovrebbero studiare a fondo e riscoprire per una piena e non immediata comprensione. Taluni potrebbero pensare erroneamente che sia un inno alla guerra, ma in realtà è l'esatto contrario, è un inno alla vita, alla fratellanza, all'amore. Desidero leggere un paio di passaggi della canzone degli italiani. Noi siamo da secoli calpesti, derisi, perché non siamo popolo, perché siamo divisi. Raccolgaci in un'unica bandiera, una stele, la speranza, diffonderci insieme
già allora suonò. E poi ancora prosegue con: uniamoci, amiamoci, l'unione e l'amore rivelano ai popoli le vie del Signore. Giuriamo far libero il suolo natio, uniti per Dio, non in precazione ma attraverso Dio, chi vincerci può. Oggi, come allora, dobbiamo credere nell'Italia e negli italiani, nella capacità di risollevarci, di costruire un futuro migliore, un futuro di prosperità, di unione e di pace. Viva Ballabio, viva le Forze Armate, viva l'Italia! Mm-hmm.